Allora, la nuova Valkyria, raga. Ok. Punizione 1, ce la siamo presa. Ho provato un Crash in Counter Strike, ovviamente è troppo tardi. Vabbè, raga, scusatemi. Allora, comunque, per ora devo dire che questa nuova Valkyria con rework sembra strana. Ne parlavo ora con la mia compagna, a cui ovviamente non gliene frega niente, giustamente. Ed è strana, sembra che manchi qualcosa. Cioè, forse bisogna prendere un po' di abitudine ad utilizzarla. Però sembra che questo bash che hanno cambiato, che la spinge in avanti proprio come bash, vada contro la natura della Valkyria, cioè è un personaggio con una lancia. E infatti ho notato che con personaggi tipo contro il Warlord, il condottiero, soffre molto. Il condottiero ha un bash che obiettivamente funziona meglio perché consuma meno stamina. È più veloce, è vero, non ha una situazione di full block, però è un bash migliore. Ora proviamo contro questo priore, vediamo. Ho paura che mi prenderò un sacco di bulwark perché è lento in realtà il bash. Cioè è un 50-50. Oh, questo era range triste. Inoltre, neanche colpito, wow. Oh cazzo. Niente raga, ci fottono facile. La verità è che sembra non avere un'apertura buona. Cioè, questo bash è un buon bash difensivo, ma prima aveva comunque la scudata che partiva in mezzo al pesante con soft feint. Adesso non ce l'ha più. Adesso ha questa cosa che sto un po' brainfartando, ragazzi. Portate pazienza. Vedete che consuma davvero molta stamina. L'animazione mi piace tantissimo, devo dire la verità. Vieni qua. Buono. L'animazione dell'attacco garantito. Dopo la scudata mi piace davvero molto. Sì. Ora, vedete, contro questo Black Prior qua abbiamo davvero difficoltà, perché io dovrei stare a questo tipo di distanza. Quantomeno questo leggero, in effetti, questo attacco follow-up del Bash fa tipo 20 danni. Sono contento che abbiano cambiato l'animazione, perché quella di prima faceva cagare. Oddio, santo, il tipo con me che latenza c'ha. Tra l'altro, ma che cazzo, raga, avete visto che gli è passato in mezzo? Ok, c'ho un po' l'hanging della cosa. Questo ovviamente gli era garantito, è suo di diritto. Buono. Bash. Va bene. Tra l'altro, appunto, questa spazzata, come avete visto, gli fa recuperare tutta la stamina. E non è una spazzata che fa 50 danni, ne fa 25-24. No, non lo so, raga. Non. Oddio, la latenza di sti due comunque è altina. Mi pareva di vedere robe un po' così. No, no, cazzo, merda. Non finirà la stamina. Sì, invece, cazzo, la finisce. Cioè, avete visto, raga? Ma che pressure del cazzo era? Cioè, buh.
Vabbè, abbiamo recuperato, ma tra l'altro il tizio qua ha più di metà vita, io non so cosa riesco a fare adesso. Raga, cioè, ma lo vedete? Vabbè, easy bash. Quello è un bash, ragazzi, non quello che sto avendo io. Senza offesa, veramente, io penso che utilizzata bene sia un buon personaggio, però cioè, avete visto, raga, quell'attacco pesante che ho fatto? Questa è stata la prima cosa. Ho fatto due o tre duelli, raga, prima di registrare. Anche perché non sto benissimo, c'ho il Covid, ce l'ha anche la mia compagna, però appunto sì, a parte un po' di stanchezza generale, lei c'ha pure l'influenza, però sì, non sto capendo questi attacchi pesanti che ho trovato un Itokiri, raga, lo so che sto un po' farneticando a vuoto, però voglio spiegarvi la situazione per come l'ho incontrata io. Avevo combattuto come primo avversario di Itokiri che continuava a fare pesanti, di quelli insomma che c'ha l'Itokiri in combo, che sono una buona tattica effettivamente. E anche se schivavo, mi prendeva nella maggior parte dei casi, perché giustamente ora la schivata ha quella modifica lì e va bene. Però, cioè, quando faccio gli attacchi pesanti io, come avete visto adesso, quel priore nero ci è passato in mezzo all'attacco e quell'Itokiri la schivava da qualsiasi lato che schivasse, a destra, a sinistra, indifferentemente se la schivata fosse corretta o meno, l'attacco comunque non lo colpiva. E se non sbaglio, questa cosa prima con la Valkyria pre-rework funzionava. E ora sembra non funzionare più. Non lo so. Vabbè, comunque, next one. Ok, abbiamo una Warmonger. Autorità 5, va bene. Cioè, andava bene qualsiasi cosa in realtà, ovviamente. Tra l'altro recupera solo lei la stamina, io no. No. Un po' di backdodge selvaggini. Ok. Devo dire che, raga, mi sembra che il mix-up qua di. Perché effettivamente uno può lasciarlo andare oppure fintarlo e farne anche altri volendo. Mi sembra che sia anche molto dispendioso in termini di stamina. Non dico che non mi piace il concetto, o meglio, mi piace forse non applicato alla Valchiria, ma. Ok, questo l'ha preso. È la prima volta, raga, che prende qualcuno quella cosa. Vi giuro. Qui è stato spiegato. Scusa. E la tocca zona, mo cos'è? Raga, ho fatto robe a caso. Non avevo neanche idea di cosa fosse ora la tocca zona. L'ho fintato come si fintava all'inizio. Ah, quindi ora semplicemente è questo. Ok. Quindi bisogna fare l'attacco e premere quadrato. Tipo il T-Handi, ma tenendo premuto il tasto dello spezzaguardia. Bombash. Che razza di pressure è? Non lo so, ragazzi. Però non è praticamente punibile. Questo è molto buono. Wow! Ha pingato fortissimo, ragazzi. Ah, 3-0. GG. Vabbè. Shaolin, raga, devo ancora trovare nessuno che usa la Valkyria o il T'Handi. Strano. Ok. Pff.
sposti, si sposti. Nonno. Già. Allora, non ho fatto apposta, o meglio, io ho fatto un attacco per farlo. Non mi aspettavo che finisse così lontano. Ho detto, vabbè, può essere che vada verso la lava, però non finirà dentro, no? Cioè, invece... E invece è finito dentro. Ecco, lo volevo spostare, raga. Sono stato carino e non sono stato premiato per la mia carineria. Ah, fanculo. Ok. Ok, ho vinto. Cioè, non è vero, 2-0. Giuro che non so neanche come ho fatto. So solo che trovo assurdo che quando faccio la spazzata l'avversario recupera tutta la stamina e io no. Non ha senso, dai. Non ha senso questa cosa. Non ha senso, non ha senso. Sì, signor Doggy. Sì, ma sta anche calmo però, eh. Avete visto? Vabbè, almeno queste cose qui che fa fanno danno. Vabbè, raga, comunque questo era l'ultimo duello. Alla prossima, bella. Ho detto bella in un momento in cui c'era il cambio immagine, quindi verrà uno schifo in post, quindi parlo in maniera che riempo, diciamo, quel gap in cui c'è il fade out nel video e viene una merda. GG.